ragazzi, io sono Esector e oggi vi do il benvenuto con un nuovo video su YouPo. Vi piacerebbe? No. Scherzi a parte, ragazzi, oggi siamo qui su Dungeon Hunter 5. Come sicuramente avrete capito, è un gioco per smartphone e tablet. È gratuito, quindi io vi invito fortemente a provarlo perché è una figata atomica. Ultimamente ho giocato più a questo che a Clash of Clans. Quindi insomma potete ben capire. Questo raga è il mio personaggio. Siamo di livello... Che cazzo è il livello? Ok, siamo di livello 16. Andando però a parlare in maniera più approfondita sul gioco, è impossibile spiegarvi tutto perché ci sono troppe cose. Personalmente io ancora non le ho scoperte tutte. Ci sta il giocatore singolo, come possiamo notare. Ci sono un bordello di livelli, raga. Allora, ora vi faccio vedere. Io ne ho fatti ben... Dov'è? Ben 21. La maggior parte dei quali sono stati portati a termine utilizzando la difficoltà normale. Le prime invece, come potete notare, hanno due pallini. Le mie sono più grosse. Il che significa che le abbiamo fatte anche difficoltà difficile, come potete vedere dalle immagini. Non ne ho mai fatta una difficoltà avanzata perché sono micidiali. Se qualcuno di voi ci ha giocato, ci sta giocando e ha fatto qualche missione difficile, difficoltà avanzata, per favore me lo faccia sapere perché penso sia un qualcosa di assurdo. Ma una delle cose più fighe di questo gioco riguarda la modalità fortezza. Ogni giocatore, raga, dispone di una fortezza all'interno del quale schiera delle proprie truppe al fine di difenderla. E se io ci vado sopra, ecco che ci dà delle monete. Queste monete naturalmente è un po' come Clash, vanno prese, altrimenti se ci viene attaccati poi ci vengono rubate. Ma il bello, e adesso io rido, se noi andiamo su comunità ci sono i nostri... Cos'è quel baghecchi? Ok, ecco, questi qua sono tutti i miei amici. Non ne conosco uno. Cioè, tipo, questo qua, il secondo, non so neanche chi sia. Tra l'altro abbiamo anche... le ho inviate io queste qua? Sì. Ok, non so neanche, va bene, meglio così. Però tra i tanti alleati vediamo che ci sta Joseph the Gamer. Allora, io non so se l'avete visto sul suo canale, ma lui tempo fa decise ben di attaccarmi la fortezza, raga, e mi tolse tutto il denaro possibile. A questo giro, però, sarò io a mettergliela nel culo. Non che mi piaccia molto, però almeno proveremo a vendicarci. Prima di farlo, ragazzi, però, ci tenevo a mandargli un piccolo messaggio su WhatsApp che ora vi farò anche sentire e speriamo possa risponderci. Uè, ciao Joseph, ascolta, tutto bene? Mi scappa anche un po' da ridere. No, perché ti volevo dire, no? Io sono entrato un attimo su Dungeon Hunter 5, no? E la tua fortezza, sai che ispira molto? Ed ecco che con questo messaggio annuncia la sua rivincita sul Dungeon Hunter 5. Lo sapevo che prima o poi avresti deciso di attaccarmi, No, l'ha già capito, raga, l'ha già capito. Allora, senza perderci tante chiacchiere, andiamo su Joseph. Prova fortezza, via via, non perdiamo tempo che possiamo attaccarlo. È consigliato un tipo fuoco e noi siamo fuoco. Come godo! Incominciamo la sfida. Madonna, visto che cadò. Devo assolutamente vincere, raga, perché lui mi ha battuto. E quanti ne ha messi? C'ha un fottio di... No, c'ha un fottio di truppe questo qua. Mettiamoci subito il nostro scudo. Incominciamo a menarli. E come è mancato? Ma quanti sono? E vacca Mao. Cazzo è sto qua un burattino che sta venendo. Allora, qua c'è un arciere che mi sta già rompendo. Direi di fare... Oh, beh, che bello il mio potere. Io ho tirato una spadata atomica. Qua ce n'è una... Ma guarda qua... Ma sono stra... E vacco cane. Ci prendo due pattoni che guarda. Ok, qua abbiamo liberato. Ma la vera sfida, ragazzi, incomincia adesso, perché affronterò il suo personaggio. Eccolo qua. Oddio, oddio, mi sto cagando addosso. Allora, subito lo scudo. Faccia addosso, dai, così. Ah, lui è tipo erba e quindi... Oh, l'abbiamo massacrato, come godo! Andiamo a prenderci la nostra ricompensa. Speriamo di guadagnare qualcosa di figo. Attacco riuscito. E beh, i premi? Cioè, zero vinto. E ora gli mandiamo un altro bellissimo messaggio. Ascolta, vai a vedere un attimino l'attacco che ti ho appena fatto, no? Perché ti ho leggermente massacrato. Io te l'avevo detto, ride bene chi ride ultimo. Te mi avevi sfottuto e adesso mi son preso la mia rivincita. Ma non è possibile, ho messo in mia difesa un bordello di truppe. Ma che cazzo mi è scappato di Io direi di andare a fare una piccola missione, che sono molto fighe, raga, più che altro perché durano molto poco. Ok, siamo arrivati, io e il mio alleato, quel bagaglio lì, guardate che spara delle frecce, maledetto. Allora, qua ci sta un piccolo scrigno, apriamolo. Qua ci sono anche le sorelle. Sto cercando di capire, non mi ricordo. Ok, dobbiamo andare di qua, ce ne sono altri. Minchia, il gioco da ragazzi per noi a questo giro. Oddio, eccolo, ecco il mostro. No, il mostro no. Quanto è grosso e si vede che badilata. Supervisore, ce n'è un altro. Ora io direi di utilizzare un bel... Oh, vecchio super... Sì, l'ho secchiato subito. Anche il mio alleato comunque è molto forte. Questo qua non so da dove si è spuntato. Via, 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 attaccalo, attaccalo, attaccalo. Attaccalo. No, non devi tornare indietro. Ma che cazzo fa il mio alleato? Cos'è, un cane? Ma un pony? Ma quello è l'ora. Fie, piccolo. Ma dove è finito? E qua stanno sparendo tutti. Ci sto capendo più niente oggi, ve lo giuro. Dai, 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 forza. Dobbiamo... Chiesto, è lui. Vai giù, subito. E l'abbiamo seccato, siamo in due contro uno. L'abbiamo fatto fuori, ma eravamo molto più forti.
prendiamoci la nostra ricompensa. Come avete visto, raga, sono molto corte. E quindi niente, ragazzi, cos'altro dire? Il video di oggi ormai è giunto al termine. Io ringrazio i ragazzi di Gameloft che mi hanno consigliato questo gioco. Vi invito fortemente a provarlo, a scaricarlo, anche perché, ripeto, è sempre gratuito. In caso vogliate, mandatemi un messaggio che cerchiamo di aggiungerci tra gli amici. E perché no, fare anche una bella gilda, che sarebbe una sorta di alleanza, tutti insieme su questo gioco per spaccare i culi. Detto questo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un bel commento. Da vostro Zector è tutto, un salutone e un abbraccione. Ciao campioni! Perché dobbiamo far partire il nostro mondo. Zio Bagdà! Dai Messi, almeno tu facci trovare un giocatore della squadra della settimana. Attenzione! Cazzo, me ne faccio della barretta di cioccolato?